formazione ha rappresentato fondamentalmente un percorso di crescita personale, interiore. Diciamo ci sono stati due passaggi importanti, quello di veramente imparare a riconnettermi alle risorse interiori che tutti abbiamo, no? E che spesso però, insomma, siamo travolti, no? Dalla vita, dalle emozioni, dalla pressione. E quindi lì subentra poi il malessere a vari stadi, a vari livelli. E la formazione mi ha insegnato che c'è questo nucleo di salute fondamentale al quale sempre possiamo attingere, no? E poi c'è stato un secondo passaggio che è stato quello della presenza. Una volta contattata la risorsa, imparare a stare con quello che è presente, no? Perché non sei più sopraffatto, perché lo puoi guardare, osservare, lo puoi vivere, lo puoi trasformare, lo puoi lasciare andare. I due passaggi più importanti che ti aiutano ad avere una maggior consapevolezza di te stesso e dell'ambiente e delle relazioni, delle dinamiche. Impari a stare in maniera diversa nella tua esistenza.